disastroso, li voglio sentire. Guarda, Samantha, io ne ho fatto uno veramente terribile. Spiega nel dettaglio. Ho deciso di fare una sorpresa al mio ragazzo. Stavo giù in Sicilia, ho preso un volo senza che lui sapesse nulla, l'ho raggiunto a Milano con un orsacchiotto alto quanto me. Oltre al fatto che ho sbagliato piano, quindi ho suonato a un'altra persona, mi ha aperto un altro ragazzo, quindi già sono la cattiva figura quando volevo sprofondare. Ma in più quella sorpresa non era poi così desiderata. Quindi no, però non è stata molto gradita, quindi da quello che ho capito mai sorpresa. E cosa è successo poi? Sei stata e il giorno dopo sei partita? Sono stata lì qualche giorno, poi sono tornata a casa con la coda della mia. Brava! E senza è stato un insegnamento. Assolutamente. Tu bisogna sempre avvisare. Sempre. Mai fare sorprese, ragazzi. Mai fare sorprese. A partire magari in qualche modo un amico, un'amica. Ma no. Le sorprese meglio di no. Evitare. Ebbene, anch'io in quanto sono partito in disastroso che intendo. Il più recente l'anno scorso, tra l'altro era in fase di relazione finita con la mia ex fidanzata e mi è venuto anche il virus intestinale, quindi proprio... Wow! Valentino con i chiocchi, quindi diciamo che peggio di questo era difficile. Veramente, ricordiamo l'hashtag quasi radio se volete scriverci e intanto leggiamo altri vostri tweet. Allora, c'è un tweet di Dillanelle che mi chiede un consiglio. Ciao, mi chiamo Lidia e ho 32 anni. Per la prima volta mi è capitato di sentire feeling con una persona con cui ho scambiato due parole messe in croce e che fino a ieri mi infastidiva. Chiedo a Rosalinda un consiglio. Devo dichiararmi? Allora, il fatto che già ti infastidiva all'inizio è tipico, no? Sì. Anche si parte con una antipatia e poi scatta subito l'interesse, infatti, ti disprezza contro. Quello che mi sento di dire è di avere coraggio, lanciarsi, anche rischiare di prendersi una porta in faccia. Ma non sarebbe meglio fargli capire? Certo, non in maniera del tutto esplicita, però lanciare delle frecciatine per vedere un po' le sue risposte. Degli anni, insomma. Esatto, l'amo. Andrea? Il mio tweet viene da Giorgia. Dice, sono fidanzato con un ragazzo strepitoso, con una personalità pazzesca, ma lo vedo che è più intimo con il suo amico rispetto che con me. Cosa faccio? Quando stiamo insieme sempre su Instagram a guardare cose che riguardano l'amico. E questa è una situazione, cara Giorgia, un pochino particolare. Mi verrebbe da pensare che può esserci un interesse non solo amicale nei confronti di questo amico. Può essere che lui abbia un interesse amoroso, un interesse diverso e che ancora però non è riuscito a tirare fuori, a raccontarselo. Quindi dovresti, se fossi la nostra Giorgia, forse parlerai con lui in maniera molto delicata. Non deve sentirsi assolutamente così messa da parte o umiliata, perché non è umiliata, è solo che le persone a volte vengono attratte da persone diverse da noi, quindi è giusto che lei parli con il fidanzato e magari ci faccia tirare fuori una verità che anche lui fino ad oggi l'ha nascosta. Potrebbe anche aiutarlo. Molto, deve aiutarlo, assolutamente vero. Se gli vuole bene, se è innamorata di lui o comunque lo ama, è giusto che le persone lo possano aiutare. Giustissimo. E quindi, cara Giorgia, parla con il tuo fidanzato. Noi nel frattempo lanciamo una canzone di Elisa che si intitola Se piovesse il tuo nome.